La cronaca, ancora non ci sono più speranze praticamente per i tre sub che sono scomparsi venerdì mattina nelle acque di Palinuro. Noi per sapere come stanno proseguendo le operazioni drammatiche, concitate, complicate da parte della Guardia Costiera, da parte degli uomini della Capitaneria, abbiamo in collegamento il comandante Mandrillo. Ben trovato, comandante. Partiamo da una notizia che ormai è certa e certificabile. Purtroppo non ci sono più speranze per i tre sub. Allora, io le dico che poc'anzi è stato effettuato un recupero di un corpo di un subacqueo. Le operazioni sono in corso, si sta adesso effettuando un'altra immersione per recuperare un altro subacqueo e contestualmente effettuare anche un'attività di ricerca del terzo disperso. Ricordo che così come anche parlando con lei durante i giorni scorsi, l'attività, le confermo quello che ha detto poc'anzi, è molto complessa. Si tratta di esplorare una grotta dal punto di vista morfologico è molto complessa. Le indagini ispettive dal punto di vista proprio della condizione, ecco, dei luoghi sono particolarmente complesse e sono operate da un nucleo subacqueo specializzato, quindi Spelio Sub dei Vigili del Fuoco. Si procede ovviamente con le cautele del caso e anche per un discorso di visibilità, perché all'interno di questo cunicolo spesso e volentieri si alza del limo che rende impossibile la visibilità, quindi bisogna operare con la massima cautela e sicurezza e ciò comporta anche un procedimento e l'attuare delle procedure che richiedono particolare cautela. E noi già da giorni stiamo coordinando questa attività con diversi mezzi navali e già da un paio di giorni un nostro elicottero della Guardia Costiera è partito dall'aeroporto di Pescara, atterrato presso l'aeroporto di Palinuro, è arrivato anche stamane per effettuare quindi attività di sorvolo pure durante queste operazioni. Avremo a disposizione anche questo mezzaereo per l'intera giornata, pattugliatori d'altura che provengono anche dalla Capitaneria di Porto di Napoli, motovedette che stanno arrivando da Salerno e da Agropoli a supporto di quelle già impegnate della Guardia Costiera di Palinuro. Quindi attualmente abbiamo quattro mezzi navali nelle zone oggetto di operazioni, due motovedette con due gommoni, quindi con mezzi minori. Sono in Ecco, corso queste operazioni e per gli aggiornamenti poi ci sentiremo, ecco, certo. successivamente. Ecco, comandante, la lascio andare ovviamente al suo lavoro, però dall'alto della sua esperienza le chiedo cosa è potuto accadere a Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e Silvio Anzola, in quella tragica mattinata. Cioè, quale potrebbe essere la causa del fatto che loro non siano riusciti più a riemergere? Guardi, io penso che parlare di ipotesi in questo caso credo che sia presto. Noi ci stiamo occupando in via principale, no? È prioritario ovviamente, stiamo focalizzando l'attenzione su questa particolarissima attività e questa complessa attività di ricerca. La grotta, come le dicevo, ha una morfologia particolare Molto ed particolare, sì. è molto particolare ed è anche oggetto di scarsa visibilità per via, ecco, di questo limo che si alza in maniera molto repentina. Non solo, c'è anche una profondità notevole perché anche se le operazioni che sono state condotte anche successivamente al secondo ingresso di questa grotta, questo secondo ingresso appunto ha una profondità di 12 metri, però poi man mano che si percorre supera i 45 metri di 45. profondità, arriva a circa 47 metri. Quindi io le lascio immaginare, Visibilità ecco, praticamente zero.
visibilità quasi zero, in questa grotta, questo cunicolo è abbastanza stretto e in alcuni punti lo diventa ancora di più, quindi è di per sé stretto, morfologicamente quindi la grotta è decisamente impegnativa e l'attività di ricerca è altrettanto difficoltosa per via appunto della scarsa visibilità. Bene, comandante, buon lavoro, la ringrazio e ci sentiamo per aggiornamenti come al solito. Grazie mille nell'intanto. Grazie a lei, arrivederla. Grazie.